Comunque, grazie, chiedo scusa. È fantastico. Tutto bianco. Dottore, le posso rubare un racconto della sua professione? Si è arrivata ai service di produzione? Sì, però solo che Ah, io sono in no, no, ritardissimo, no, no, quindi. è che dal trolley potevate anche essere docenti. Non avevo Ah, no. guardato, chiedo scusa, chiedo scusa. E quello là, adesso non mi ricordo neanche. Il Tommaso, no, però. Andrea Forza, cosa c'è da curare? Lo voglio il management. Di ufficio stampa. Non è io quando l'ho salutata l'ho scambiata per Andrea Costa, invece è Andrea. Oh, giuro, ad esempio non avevo conosciuto Edwin Ferrari, che non vedevo da tanto, e aiutatemi, e Franceschi, sì, di nome però, Alessandro. e lei è l'ultimo che ha un consiglio con noi. Ah, no, il problema è che ed è da mi aiuti, lei dell'ufficio me l'ha detto Giovanni Vignali, disse lei era il tuo bersaglio, non sempre faccio ironia, siccome mi verrò sospeso dall'ordine dei giornalisti per una cosa, come posso dire, è stato un errore tecnico, però è una vendettina di un collega che come me faceva il precario ed è dolorosissimo. Poi mi aiuti, mi fa la sua storia adesso. Guardi, per spiegarle l'onestà intellettuale, dico sempre, un giorno sono stato semi espulso dalla CGIL al congresso e ho fatto Sandro Morandi per 35 minuti di elogio dello schierarsi dell'SD di sinistra nella storia di Reggio. Ed è stato, pur pensando al contrario, ma io non è che la penso al contrario, amo il diverso pensiero. Domani sarò al congresso di Forza Italia come giornalista. Ho chiesto di candidarmi, come ultimo, tra l'altro il mio cognome è scientificamente ultimo, quindi tanto Forza Italia 1 l'altra volta, ma non hanno il coraggio. A Alessandro Aragone il pensiero è faremo brutta figura. Roberto Salati, idem. Nicolini, temo che venga, che gli dica. Mi aiuti, mi aiuti con l'ultimo nome. Non chi è, ma che ruolo ha il signore che parla così? Purtroppo non vuol dire. Sì, storeggiante, amministratore delegato storeggiante. Ah, quella sera che venni allontanato da una maschera indegna che mi conosceva dalla discoteca italiana, quando Giovanni Vigliali mi disse vai da Emily, Quando ieri a io, Home Fest, esatto, no, c'era una presentazione. Comunque. E parcheggiai in segno di protesta vicino, dentro, spostando, e guardavo la partita di basket. E gli uscì e mi disse: non mi ascoltò neanche. Io volevo dire: guardi, ero l'unico giornalista presente, sono stato espulso da una guardia. Capisco se mi spede lui che c'è stato. E quindi mi dice: no, no, lei deve solo uscire. Mi aiuti invece, l'operatore era, cioè non il nome, ma è uno di un nome, ma lui. Non è già. Farò lui. Ma laggiù, vicino a Severo, non era il marito di. Forse l'ho visto una volta e molto somigliante. Un giorno mi fa la solita. Ho fatto Matteo Bregoli in lungo. Vabbè, allora la mia durerà molto meno di quante durate Che lavoro? È abbastanza perché è un amico. Che lavoro fa? Ecco, quello, no, scusi, mi correggo, come dubito di fare entrare, io racconto proprio le professioni, mi piacerebbe tanto il racconto della professione, cioè se me ne trovo un altro per la professione è uguale, sul discorso dei consiglieri comunali mi piacerebbe farli tutti, ma anche quando avrete finito, tanto, non è che ci rivediamo, il problema è che poi magari non la riconosco. Un abbraccio. Quindi ora il sindaco mi presenterà i due ospiti, spendendosi per me, senza dire, secondo un copione mondiale, dobbiamo andare. De I signori devono.
Posso raccontare la traiettoria umana e professionale dell'Estu e dell'essere direttore generale di un comune? Reggio è sullo sfondo, le reggiane sono sullo sfondo, o la traiettoria professionale? Vabbè. Quindi sindaco, il primo giorno da ex sindaco io vorrei venire nel suo ufficio da commercialista. Ci metteremo d'accordo. E poi insieme andremo da Pizzarotti ad assaggiare la marmellata. Io il diabete l'assaggerà lei. Grazie mille. E un giorno farò la vita.